Oggi vi portiamo con noi a fare la spesa. È una spesa importante. Prossimo bus, spero che non sia questo, basta. È brutta. 2 minuti. Andiamo da Tigotà, ho visitato Tigotà, a prendere, a fare scorta di cose per la casa. Che c'è? Ciao, vado via. C'è una promozione, devo andare a fare coppia alla mia fidanzata, ciao. No, va detto bene. Sta arrivando l'autobus. Ci portiamo con noi a fare la spesa della Tigotà, ciao. Pubblicità? No, magari. Allora, vedete, tra poco vedete. Dice che dovrebbe arrivare un autobus. Sì, però non sta arrivando. Non sta arrivando niente. Quindi? Ovviamente andiamo in giro solo nei giorni in cui c'è sciopero, com'è sta cosa? Dobbiamo aspettare 20 minuti l'autobus, ma va bene. Bello, quanto cazzo è bella. Oggi mi vedo particolarmente rotonda, non so perché. Non ho niente da dire, sto registrando per colmare il tempo, ma non ho assolutamente niente da dire. Tu? Sta andando? Puoi continuare a camminare. Questa è la favolosa San Martino. Ma perché? Non lo so, tanto si vede. E cosa dobbiamo comprare oggi? Allora, abbiamo un buono da 30 euro, se cado muoio da ridere. E niente, dobbiamo comprare le cose per la casa e siamo povere. Per cui, quanto sto camminando male all'indietro. La gente passa e pensa che sia scema. Già in avanti. Questo è il modo per combattere l'ansia sociale. Ci sono delle persone, cioè youtuber di solito fanno i video tipo ti porto a mangiare a New York, io ti porto al Tigotà a fare la spesa. Grazie amore. Eccoci da Tigotà. Bellissima fidanzata. Dove entri? Non si entra da qua, è entrata. Devi passare. Ah, vuole passare da Action. Guarda che. Che bella, è piccola, sembra piccola, ma è cattiva anche, cioè non è un essere indifeso. Che bella che sei. Sì, sono andata in bagno, ho tanti difetti ma non sono estetica. Bella, secondo me questa ti dona, è delle tue dimensioni, è il tuo reparto questo. Una ragazza è passata davanti, secondo me pensa che sei tipo pazza. Questa sì, questa qua fa il video, è strano. La brava ti compro questa. Hello Kitty. Carrello. Ah, prendiamo quello grande. Okay. La porto io. Sarà difficile questa spesa, lo sai. Allora, la mia fidanzata dice che questa è un'ottima offerta. Allora, adesso c'è tutta una... Come scegliamo le cose? Lei le annusa. Io non ho voce in capitolo. Non ho assolutamente voce in capitolo. Lei annusa le cose. E poi quella che le piace di più la scegliamo e io me lo devo prendere. Buono? Posso sentire o cazzi suoi? Fammi sentire. Non mi piace per esempio. Ma come non questa. Ti piace? No. A me piace. E infatti sceglieremo questo proprio perché piace a te. Ecco. Questo? Allora, questo è Intense Care, sandalo e coprifoglio. Mi piace. Coprifoglio. Meglio. Preferisci questo o questi tre sono? Mi sembrano tutti e tre uguali, ormai ho il naso che sembra più pippato. Cosa dicevi? Ho detto che le spugne non si poggiano nello sporco. Prima sciacqui i piatti e dopo... Dai! E dopo... Passi e la dopo... spugna, ecco perché vorrei prendere questa, perché questa. La spugna la passi nel la passi? Come la passi? Boh. Riprovo. Spiegato. Riprovo. Quasi no. Allora, fra Romantic Vanilla Blossom e Sensual... perché uno è Romantic e uno è Sensual, non vorrei mai farti arrabbiare perché sono tutte due cose importanti. Boh, non lo so. Il tuo Romantic Vanilla Blossom perché, capito? Colpo di scena. Se vogliamo mettere uno in bagno e uno in... E così compri quello in offerta. Allora, quella stronza della mia fidanzata mi ha detto
guarda amore, questo è il tuo profumo per il tuo armadio, perché c'è scritto Narciso. Cosa ha fatto? Se l'è preso anche lei poi. Perché era il profumo. Incoerente. Quanti soldi siamo qui? 55,89 con quello? Vabbè, tanto abbiamo finito di prendere tutto quello che ci serve, quindi possiamo permetterci di prendere due capriccetti. E due capriccetti? Un siero preso e basta. È bello essere poveri. Sì, è bellissimo. Ancora per poco, amore. Inizierò a fare dropshipping, a investire i miei soldi nell'e-commerce. Iniziando, cioè, va bene essere un momento basico. Guarda, ci si vede di lì. Ciao, saluta. Oddio, eccoci qua. Cariche. Comunque, avventure alla cassa. Occhio, stiamo per morire. Avventure alla cassa. Cristina sfiora leggermente con il carrello in cui c'era una bambina. La madre la guarda come se gliel'avesse uccisa. E Cristina non è come me. Si scusa, è gentile, è una persona normale. Anzi, è una persona sin troppo gentile, dolce con tutti. E quindi a me dà fastidio perché si è spaventata. Ha detto, oh, scusa, non l'ho fatto apposta. Ma che cazzo gli hai detto? E questa, la, niente, così l'ha guardata. E la bambina uguale. Cioè, ma io dico, no? Io ho visto... Era spaventata. No, la bambina non si è spaventata, era... non aveva espressione quella bambina, sempre così era. E io che ho visto tutta la scena, ho visto che l'hai leggermente... Non è... Hai leggermente sfiorato il carrello, mi sono arrabbiata. Mi fa arrabbiare perché le persone, quando uno è gentile, se ne approfittano. E tu sei tanto gentile, dolce, carina, e ti ha pure guardata male. Odio i bambini. Non ci bastava andare a Bogotà, noi dovevamo passare anche al Lidl. No, abbiamo fatto bene perché ero lontano da casa, eravamo già qua. E quindi stiamo facendo anche la spesa. Dal Bogotà abbiamo speso 36 euro invece di 66. E siamo uscite che faceva freddo comunque e pioveva. Là forse. Pedonale, mi immagino che ci sia un attraversamento così. E adesso fa caldo. Vabbè, siamo anche cariche di roba. Quanto ho speso? 17 euro? Boh. Intendo di tutte le mie scelte di vita in questo momento. Siamo uscite che faceva molto freddo. Cristina è davanti perché io mi lamento molto, spesso. E lo sto facendo con voi, così mi deve sopportare. Ho messo i calzini molto pesanti, sapevo che sarebbe stata una pessima scelta. Infatti ora che è tipo mezzogiorno quasi fa caldo. Sono sudata marcio. Vabbè, comunque abbiamo speso sui 50 euro per una spesa che ne vale molto di più, secondo me. Ho avuto molta fortuna, nel senso che c'è... è passata a prenderci per puro caso la nostra ex vicina di casa, però ora siamo di nuovo ferme ad aspettare il bus. Vento a caldo, esatto. Okay, siamo sopravvissute agli scioperi, siamo riuscite a tornare a casa. Vorrei tantissimo per l'unboxing della spesa, che non farò perché siamo in ritardo, che devo andare a lavorare. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale, metti mi piace al video, commenta e basta, ciao!